A me tocca una parte, diciamo, meno rutilante di quello che abbiamo visto finora, perché in tutto quello che c'è stato presentato finora ogni tanto ricorreva la menzione del fatto questo lo fa l'Italia ma in un quadro europeo, questo costa 500 milioni, 2 miliardi, eccetera eccetera, quindi diciamo c'è Europa, ci sono consistenti risorse economiche. E la contestualizzazione che io cercherò di fare, spero di riuscirci in breve tempo senza annoiarvi troppo, è cercare di capire perché questi soldi vengono messi, in che modo vengono messi e perché vengono messi fondamentalmente. Bisogna prenderla alla lontana, come è stata fatta nella prima relazione di oggi, cioè partendo con la Seconda Guerra Mondiale, ma questa volta non partendo dal fungo atomico, che comunque c'entra sempre, ma partendo da qualche altro aspetto. La guerra mondiale finisce e c'è il problema della ricostruzione. Il problema della ricostruzione è anche un problema di sviluppo economico. Il problema dello sviluppo economico è quello che rende così importante risolvere le problematiche energetiche, non soltanto per la ricostruzione post-bellica, ma in generale per lo sviluppo industriale dai tempi della rivoluzione industriale. Il vincolo della disponibilità di energia è un vincolo importante che va risolto, quindi la disponibilità di energia è un problema molto rilevante. Un paese per svilupparsi ha bisogno di poter contare su risorse energetiche adeguate, e questo sembra un problema banale perché noi siamo abituati che mettiamo una spina dentro la presa e l'energia esce. Ma dentro quella presa, dietro quella presa, per produrre quell'energia, quanta roba c'è? È stato detto tristemente, alcuni di noi qui, molti di noi hanno qualche capello bianco in testa e quindi si ricordano di un paese nel quale era abbastanza normale in certi periodi, in certe ore, in certi periodi dell'anno, eccetera, eccetera, che l'energia improvvisamente, l'elettricità mancava perché non ce n'era abbastanza per tutti e quindi per esempio c'erano dei blackout programmati del sistema elettrico, per cui diciamo programmati dalle aziende, noi non è che sapevamo esattamente quando, però quando l'energia ogni tanto mancava non ci spaventavamo più che tanto, era uno dei tanti limiti dello sviluppo del nostro paese. Però naturalmente la ricostruzione richiedeva energia, la richiedeva in Italia, la richiedeva in Europa. E la ricostruzione era importante. Perché nell'Europa occidentale la ricostruzione era importante? Era importante perché, finita la guerra, sia i paesi vinti che i paesi vincitori pagavano poi il costo sociale ed economico della guerra che c'era stata, sia i vincitori che i vinti. E uno dei grandi problemi dell'Europa occidentale era quello di evitare che il disagio sociale crescesse oltre certi limiti, perché questo avrebbe reso instabili i sistemi democratici che soprattutto diciamo, per impulso delle potenze, delle tre potenze, di tre dei quattro alleati vincitori, che erano quelli che erano principalmente interessati all'Europa occidentale, in Europa occidentale c'era una forte presenza di partiti comunisti, questi partiti comunisti avrebbero potuto far crescere ulteriormente il loro consenso fino a rendere instabili o comunque difficilmente controllabili i sistemi economici, quindi accanto a politiche che comunque inevitabilmente erano politiche repressive, bisognava anche garantire dei tassi molto elevati e molto rapidi di sviluppo che fossero in grado di compensare il disagio economico, di mettere fine. E questa è una delle radici. L'Italia ha risposto molto bene a questo tipo di politiche. Quando si parla di miracolo economico, fondamentalmente di questo si parla. Il miracolo economico senza energia non ci sarebbe stato, ma non era soltanto un problema italiano, era in generale un problema europeo, e è questo problema a spiegare per quale ragione da subito ci si spinge a pensare in prospettiva a una fonte di energia che non abbia le limitazioni della fonte precedente e che pieghi a un uso pacifico l'energia che durante la guerra è stata utilizzata per ragioni distruttive. La ricerca che ha portato alla costruzione della bomba atomica è stata fatta nella prima metà degli anni 40, ma i presupposti scientifici e tecnologici di quella ricerca sono
assai più antichi e quindi potevano essere utilizzati anche in un altro modo. Nel 1949 il direttore generale dell'ente nucleare francese, Raoul Dautry, in una conferenza organizzata fra l'altro non per ragioni strettamente economiche ma piuttosto industriali e scientifiche, propose di dare vita a un'istituzione europea che si occupasse della fisica nucleare e soprattutto delle sue applicazioni alla vita quotidiana. Curiosamente il primo stimolo in questo senso portò alla realizzazione del CERN. Il CERN è una grande istituzione europea, voi lo sapete, ma il CERN si occupa di argomenti di ricerca che fin dall'inizio non portarono sulle applicazioni, soprattutto non portarono sul campo energetico. Bisogna poi dire che nei primi 20 anni del dopoguerra i fisici hanno giocato molto con l'ambiguità del termine nucleare, per cui sotto lo stesso ombrello della stessa parola che trainava consenso e prendeva risorse, passavano sia ricerche che si occupavano appunto di fisica delle alte energie, sia le ricerche che si occupavano delle tecnologie per produrre energia. Nella seconda metà degli anni 50 invece si decise di porsi nuovamente il problema dello sviluppo energetico e di far entrare nel campo dell'energia una forma di collaborazione che era già stata dall'inizio degli anni 50 utilizzata con la costituzione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Si disse: perché non facciamo qualcosa anche per lo sviluppo dell'energia, in particolare dell'energia di punta, cioè dell'energia nucleare? E questa è l'idea che porta alla nascita di Euratom. Perché è importante Euratom? È importante Euratom perché, non è stato detto, ma molta della storia di ricerche che abbiamo visto fino a qui ha avuto il suo finanziamento all'80% da Euratom. Vengono fatti gli accordi, ci si mette d'accordo sul fatto che può nascere un'organizzazione europea per la ricerca del nucleare a scopo pacifico, ma poi bisogna trovare, in realtà bisogna dettagliare questo obiettivo. Tre grandi manager scientifici, chiamiamoli così, cioè uomini di scienza che però si occupano anche di organizzazione dell'attività scientifica, un francese, Louis Armand, un tedesco, Franz Hessel, e un italiano, Francesco Giordani, vengono incaricati di redigere un rapporto in cui indicano come obiettivo di Euratom lo sviluppo del nucleare come fonte per la produzione elettrica, volendo realizzare complessivamente un mercato unico che controlli l'intero ciclo dei combustibili e i materiali e le tecnologie nucleari. La realizzazione di questo obiettivo, ve lo dico subito, si scontra contro le divergenze di interessi industriali dei vari stati, per cui che cosa succede? Che Euratom nasce con un grande ottimismo che a quell'epoca circondava il nucleare, ma poi molto rapidamente mostra dei limiti. In realtà avrebbe dovuto fare molte cose, finisce per occuparsi soltanto di ricerca e soprattutto si scotta tutte le volte che la ricerca si avvicina a prodotti industrialmente utilizzabili, in particolare i reattori nucleari a fissione, che sono una tecnologia che in quel momento viene sviluppata. Quindi che cosa succede? Che le ricerche che portano ai reattori sono ricerche che Euratom dovrebbe fare, ma che in realtà finiscono per mettere in difficoltà Euratom. Quindi a un certo punto Euratom cambia un po', comincia a cambiare l'idea della sua attività. Essendosi dovuto tirar fuori in realtà dallo sviluppo di reattori, comincia a sviluppare altri aspetti, e gli altri aspetti che comincia a sviluppare riguardano in particolare la fusione. In realtà la fusione nelle ricerche nucleari, come si è potuto vedere, c'era già da prima, però inizialmente le veniva attribuito un grande potenziale militare e quindi le ricerche erano coperte da segreto in maniera assoluta, esattamente come
nella ricerca sul nucleare a fissione. E soltanto a un certo punto si capì che la strada sarebbe stata molto più lunga e che l'impegno doveva essere condiviso, perché diciamo, a nessuno all'interno dei singoli stati e neppure nessuno all'interno dei due blocchi sarebbe mai riuscito a realizzare da solo. E d'altra parte le ricadute militari e industriali sembravano ormai così lontane nel tempo da rendere non solo possibile ma anche consigliabile rinunciare alla segretezza, e questa è la ragione per la quale la fusione viene di fatto sdoganata come campo di collaborazione internazionale scientifica, addirittura attraverso i blocchi della guerra fredda, nella seconda conferenza di Ginevra. E questo aiuta Euratom, che si lancia dal punto di vista dell'attività di ricerca soprattutto sulle attività di fusione, perché sono quelle nelle quali la cooperazione è favorita. Tra l'altro sono quelle nelle quali la cooperazione è favorita anche perché le applicazioni industriali sembrano più lontane, sembrano più facili e possibili sviluppi precompetitivi, e quindi è più facile realizzare un'atmosfera di collaborazione e di ricerca più simile a quella che si sviluppa in altri organismi di ricerca europea, in quali il CERN viene sempre assunto come modello di organizzazione e di atmosfera. Dal punto di vista organizzativo, Euratom comincia a operare attraverso la costituzione di un Joint Research Center, centro comune di ricerca. Inizialmente si pensava di costruire una grande struttura cooperativa internazionale, un po' come quella che c'è appunto in Svizzera per il CERN. Non c'erano le risorse per realizzare qualcosa di questo genere, e d'altra parte non era possibile superare le controversie per l'identificazione di un sito. Cosa accade? Accade che alla fine la scelta politica è quella di realizzare un centro comune di ricerca articolato in più siti, e quindi diversi stati cominciano ad avere i loro siti. L'Italia era molto presente in Euratom, come si vede dalla presenza di Giordani tra i tre saggi, dal fatto che il trattato è uno dei trattati di Roma istitutivi dell'Unione Europea nel 1957. L'Italia aveva una politica europea molto attiva a quell'epoca e l'ha avuta per molti decenni, e gli scienziati italiani guardavano con molta speranza a questo, perché stare nelle collaborazioni europee poteva permettere loro di avere anche delle dimensioni di relazioni e di finanziamenti che la ricerca nazionale da sola non era in grado di permettere. La prima sede del centro di ricerca di Euratom fu un centro di ricerca del CNRN, poi CNEN, che era stato costruito nel nord Italia, ISPRA, lo conoscete tutti. E ISPRA viene ceduto a Euratom come una delle sedi del centro comune di ricerca, anzi diviene poi la sede principale, almeno dal punto di vista amministrativo, ed è la prima sede, e poi successivamente in altri paesi altre sedi si creano in vari luoghi, in Germania e in Olanda, Karlsruhe, Kiel, Petten. Le principali linee di ricerca di questo JRC, centro comune di ricerca, riguardano la radiobiologia, in genere la sicurezza dei reattori, che è un altro campo nel quale invece si può cooperare, perché le ricadute industriali sono meno immediate e i costi sono maggiori, e poi la fusione termonucleare, perché è una cosa di lungo periodo, come dicevamo prima. I programmi dei reattori sostanzialmente falliscono e Euratom supera la sua crisi proprio riconvertendo la maggior parte della sua attività alle ricerche sulla radioprotezione, sulla sicurezza dei reattori e sulla fusione, che diventa da questo momento in poi un'attività meno nota all'opinione pubblica ma molto più impegnativa e con ricadute scientifiche molto più interessante. Contestualmente il JRC assume un nuovo ruolo, diventa un'infrastruttura di servizio per le ricerche comuni europee, e bisogna dire che del finanziamento europeo alla ricerca
ricerca che inizialmente costituisce una grandezza molto limitata, Euratom assorbe la quasi totalità e di questa quasi totalità ridistribuisce alla ricerca sulla fusione una quota molto significativa. La storia che ci porta al GET, che non so spiegare qui perché l'ho già spiegato tanto meglio di come potrei farlo io, la storia che porta al GET è una storia che parte da lontano e che comincia ad avere dei punti fermi istituzionali all'inizio degli anni 70. Nel 1973 c'è un evento traumatico per l'Europa, la grande crisi petrolifera, la grande crisi energetica. In Italia ce la caviamo peggio degli altri perché avevamo dei problemi energetici più grossi e quindi ci inventiamo le domeniche a piedi e tante altre cose dello stesso genere, però il tema del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico è un tema che riguarda tutti e è un grosso trauma per i paesi europei, perché i paesi europei improvvisamente capiscono che nessuno ne uscirà da solo e quindi rilanciano la politica energetica a livello dell'Unione, e infatti oggi come oggi la politica energetica insieme alle telecomunicazioni sono in realtà i due settori nei quali l'integrazione, nonostante tutte le difficoltà e nonostante alcuni lo neghino, è comunque più avanzata. Dal 1974 comincia anche una politica di investimento più sostenuta nelle politiche per la ricerca da parte dell'Unione, non più soltanto dei singoli Stati. La Commissione viene investita dai ministri del compito di potenziare l'investimento in ricerca e a metà degli anni 70 c'è una grossa attività progettuale, alla fine degli anni 70 vengono proposte una serie di linee di azione che poi cominciano ad essere attuate. Qui si è spesso, diciamo, abbiamo ricordato diverse cose, vorrei cominciare con il ricordare la figura di un italiano che ha avuto un ruolo importantissimo nell'organizzazione della ricerca europea. La ricerca europea, anche se prende delle grandezze economiche che a noi sembrano piccole, in realtà ha un ruolo importantissimo, perché è quella che garantisce il flusso, la circolazione di un flusso costante, diciamo, di cervelli, di formazione e di iniziative all'interno dell'Unione. E la persona che ha avuto l'idea di organizzare la ricerca europea, ha fatto le proposte determinanti in questo senso, per avere questa ricerca come la conosciamo oggi, è Paolo Fasella, morto improvvisamente nel 1999. E dal punto di vista della storia che qui ci interessa, dal 1981, cioè dal momento in cui effettivamente la Commissione decide di finanziare attraverso la sua Direzione Generale della Ricerca, tutti quelli che stanno qui e che vivono, diciamo, nel mondo della ricerca universitaria sanno che questa è la DG12 cosiddetta, Paolo Fasella è il direttore della DG12 per 14 anni, dal 1981 al 1985. I programmi quadro, oggi siamo all'ottavo, Horizon 2020, Horizon 2020, H2020, eccetera, è, come ci è stato ricordato prima, l'ottavo programma quadro. I programmi quadro se li inventa Paolo Fasella e gestisce direttamente i primi quattro programmi quadro, che sono quelli che ci interessano di più dal punto di vista della vicenda di cui stiamo parlando. Nel 96 Fasella poi lascia la DG12, insegna a Roma a Tor Vergata, dal 1997 è membro del Consiglio Scientifico dell'UNESCO, sempre avviato verso una carriera di manager internazionale nel mondo della ricerca, ma purtroppo la sua fine improvvisa mette fine a questo suo ruolo. I programmi quadro nascono da un'intuizione che si era avuta non nel settore dell'energia ma nel settore delle telecomunicazioni e in particolare nello sviluppo delle scienze dell'informazione. Era stato fatto un programma strategico di ricerca e sviluppo per le tecnologie dell'informazione, che era un altro tema sul quale l'Europa era abbastanza arretrata,
Le sigle sono sempre fantasiose, quindi Esprit ci sta benissimo con una cosa di questo genere. Esprit contiene un'importante novità rispetto alle finanziamenti precedenti, cioè trova il modo di coinvolgere le industrie del settore superando i problemi legati alla concorrenza. In che modo? Dicendo che l'Europa non finanzia direttamente la ricerca industriale nelle singole industrie, ma finanzia lo sviluppo precompetitivo, cioè mette quei soldi iniziali che servono a far nascere delle cose e da quelle cose poi ci sarà uno sviluppo vero e proprio su cui competeranno i privati mettendoci le risorse che fanno il loro profitto, ma mettendocele loro. Molto spesso c'è sempre bisogno di un'iniezione iniziale e l'iniezione iniziale è lo sviluppo precompetitivo che viene messo da Esprit. Lo schema di Esprit diventa il modello per la realizzazione dei programmi quadro. Gli anni 80 sono proprio gli anni della direzione di Stasella, sono gli anni nei quali si sviluppa JET e poi alla fine si arriva alla partecipazione europea, all'adesione dell'Unione Europea a ITER. JET aveva già una storia lunga, ma aveva una storia resa complicata da problemi di sede, da problemi di struttura istituzionale. Alla fine, nei trattati europei, si scopre quale può essere la soluzione per cui nessuno Stato abbia una prevalenza. I trattati europei prevedevano un tipo di istituto che si chiamava impresa comune, cioè un progetto che doveva essere realizzato da vari partner su un piano di parità. In realtà questo strumento in precedenza era stato utilizzato semplicemente per finanziare con soldi europei delle iniziative che in realtà erano iniziative nazionali, cioè non erano delle vere imprese comuni. La prima vera impresa comune europea è proprio JET, nasce nel 1978, non perché non avesse una storia più antica, ma perché dal momento in cui si era capito esattamente quello che bisognava fare, al momento in cui qualcuno ha avuto l'idea geniale di trasformare in un'impresa comune europea per superare tutti i problemi politici che non si riuscivano a superare, ci sono voluti 5 anni, lo sapete che l'Europa è lenta, quindi nel 78 si trova la forma dell'impresa comune e poi bisogna risolvere il problema della sede contemporaneamente. C'è una lunga contesa fra l'Italia, la Germania e l'Inghilterra. L'Italia viene subito fatta fuori perché è un periodo di debolezza politica del nostro paese, ISPRA, in ragione della situazione di crisi degli enti energetici nel nostro paese, viene considerato un luogo inaffidabile e inospitale, quindi va bene che faccia la sede amministrativa, ma metterci un impianto di punta non va bene. E alla fine la questione fra tedeschi e inglesi si risolve con il cedimento dei tedeschi a favore degli inglesi, JET va a Calum, come ci è stato già ricordato. È interessante capire perché a un certo punto i tedeschi cedono. I tedeschi cedono perché sono spinti da una ragione di politica internazionale molto contingente. C'è stato un dirottamento aereo, c'è stato un grave fatto di terrorismo, i tedeschi non sapevano come cavarsela da soli perché erano le vittime dirette di questo attentato, i tedeschi gli vanno in soccorso, gli inglesi gli vanno in soccorso con quella che è la loro capacità, la capacità delle loro squadre di risolvere questa situazione sostanzialmente in modo accettabile. I tedeschi manifestano la loro gratitudine mettendo fine a una serie di tensioni di tensioni europee che avevano con gli inglesi, come dire, in qualche modo li ringraziano non su tutto ma togliendo la loro opposizione su un certo numero di cose. Una delle cose su cui tolgono la loro opposizione è l'attribuzione della sede di JET all'Inghilterra invece che alla Germania. I risultati che sono stati ottenuti non ve li sto a raccontare perché sono stati raccontati molto meglio di come potrei farlo io vi dico soltanto quello che ho detto prima, cioè che negli anni 80 l'80% del finanziamento di JET viene da Euratom, il 10% viene
dai laboratori e dagli stati nazionali e un altro 10% viene dal finanziamento nazionale dei laboratori associati. Nel 1988, dopo gli sviluppi internazionali che sono stati già raccontati, prende corpo istituzionalmente ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, è la collaborazione internazionale di cui avete già sentito parlare. Cosa ci interessa qui di questa collaborazione internazionale? Il fatto che l'Europa è presente come Unione Europea, è presente come fatto unitario, non sono i singoli, gli altri sono singoli stati, l'Europa è presente come Unione e quindi sostanzialmente è forse uno dei pochissimi casi alla fine degli anni Ottanta in cui questo succede, poi ce ne saranno altri. E a questo punto perché questo succede? Beh, questo può succedere perché nel frattempo la ricerca europea ha aumentato, diciamo, il proprio investimento di risorse e soprattutto ha potenziato la propria organizzazione. Anche questo si deve al signore italiano, che è Antonio Ruberti. Antonio Ruberti si è occupato molto di questa tematica e ha definito, diciamo, l'idea dello spazio scientifico europeo. Ruberti noi lo conosciamo perché è stato il promotore di una riforma universitaria, perché è stato la persona che ha trasformato il Ministero della Ricerca da Ministero senza portafoglio in Ministero a pieno titolo. Come spesso succede, a un certo punto diventa un personaggio ingombrante, il modo migliore per farlo fuori è quello di farlo diventare commissario europeo, e diventa commissario alla ricerca nella terza commissione dell'ONU. È un ruolo che ricopre soltanto per 2 anni, ma in quei 2 anni ha un'attività progettuale estremamente estremamente forte, e soprattutto quando Ruberti deve rientrare in Italia perché nella commissione successiva il nostro governo non lo rinnova, e gli succede la persona che aveva lavorato con lui in quei 2 anni, che è Philippe Busquin, commissario alla ricerca nella commissione Prodi. C'è una grande continuità istituzionale fra Ruberti e Busquin, e qualcosa che fra l'altro, con un gesto di, diciamo, di onestà intellettuale e anche di generosità politica che è raro a quel livello, Busquin ha sempre riconosciuto il suo debito progettuale nei confronti di Ruberti, dicendo: molte di queste cose le sto realizzando io, ma le aveva pensate lui, nemmeno le avevamo pensate insieme, le aveva pensate lui. Di fatto sono gli anni nei quali nasce la European Science Foundation, nasce l'European Research Council, succedono tutta quanta una serie di cose che poi continuano a portare, ad ampliare la portata dell'impresa scientifica europea come la conosciamo oggi. Cos'è interessante di questo aspetto? La cosa interessante di questo aspetto è che la ricerca energetica è stato il principale volano di sviluppo della ricerca comune in Europa, dell'organizzazione della ricerca nell'Unione, non solo all'interno dell'Unione, ma anche del ruolo che l'Unione ha potuto avere nel campo della ricerca rispetto agli Stati che non fanno parte dell'Unione e che però hanno seguito in qualche modo gli indirizzi e gli accordi. Perché è stata l'energia? Ho cercato di dirlo all'inizio. Oggi naturalmente l'energia non prende più quella grande percentuale di finanziamenti che prendeva prima, ma questo non perché il finanziamento dell'energia è diminuito, bensì perché la dimensione complessiva del finanziamento europeo alla ricerca è aumentata, e quindi aumentando era inevitabile che si ampliasse il numero di settori che venivano investiti, e quindi la percentuale della ricerca energetica, pur rimanendo importante, diventasse comunque più limitata. Ma la cosa veramente importante è che questo è che noi possiamo dire che senza il settore, senza la ricerca nel settore dell'energia, che oggi a livello europeo significa soprattutto senza la ricerca sulla fusione, la struttura europea dell'organizzazione e del finanziamento della ricerca sarebbe molto diversa da come è oggi, sarebbe forse più debole, o forse non ci sarebbe proprio. Quindi, come dire, un merito che va anche al di là delle prospettive bellissime che probabilmente nessuno di noi
diciamo, almeno di noi che abbiamo i capelli bianchi vedrà pienamente realizzata, quelli che di noi che invece sono qui che i capelli bianchi non ce l'hanno, speriamo che le vedano. E però intanto questo risultato sull'organizzazione della ricerca europea lo vediamo subito e non possiamo non esserne contenti.